una simile chiusura mentale in persone di livello. Cioè, i nostri neurologi a Catania sono persone veramente di livello, ci cioè, sono dei ricercatori veri, ma questa chiusura mentale io non la capisco, non riesco a. E sono tra l'altro i miei carissimi amici, io ho operato i loro parenti, ho operato i loro familiari, quindi c'è veramente un rapporto strettissimo. Ma quando si parla di questa cosa non si riesce a venirne fuori in nessuna maniera. Quindi dobbiamo avere un pochino di pazienza, cercare di non parlare più che con l'angioplastica curiamo la sclerosi multipla perché in questo momento non c'è evidenza. Però c'è una patologia vascolare. Come apriamo le arterie del cuore per evitare che venga un infarto? Teniamo aperte le vene, sono fatte per questo, per stare aperte, non sono fatte per restare chiuse. Quindi apriamole. Tra 10 anni vedremo quello che succederà. È la causa, è una malattia a sé stante, anche perché. Per onestà vi devo dire che non è solo una patologia che noi riscontriamo nei pazienti con sclerosi multipla, è una patologia, e questo sicuramente anche il professore Manconi potrà confermarti, che noi riscontriamo anche in altre malattie neurodegenerative neurologiche, che riscontriamo nella sindrome laterale amiotrofica, che riscontriamo nei pazienti con emicrania e che in una certa percentuale, in forme lievi, riscontriamo tra virgolette nei pazienti non neurologici. Quindi questo, se volete, depone poco come questo problema sia la causa, la prima causa della sclerosi multipla. Depone poco, però sicuramente il giorno che noi saremo realmente efficaci nel trattamento di queste vene, cioè che riusciremo non solo ad essere efficaci, ma a tenerle aperte per lungo tempo, allora solo in quel momento noi potremo valutare il risultato di questo trattamento. Perché un altro nostro grande problema è che noi, utilizzando solo l'angioplastica, anche perché questo blocco assurdo che c'è non permette la ricerca, le industrie non investono perché non vedono l'interesse a investire in questo campo e quindi non c'è materiale dedicato. È come se oggi noi facessimo un'angioplastica per il cuore con il palloncino. Non lo fa più nessuno, ci sono degli stent coronarici, ci sono degli stenti che rilasciano farmaco, ci sono dei particolari sistemi che puliscono le coronarie, e c'è stata un'evoluzione di 30 anni delle industrie. Quando probabilmente avremo questa evoluzione in questo campo, allora non solo noi saremo efficaci al 100% subito, ma riusciremo a essere efficaci nel tempo, perché il nostro sistema nervoso ha bisogno di tempo per riprendersi, ha bisogno di tempo per riassestarsi. Non possiamo noi pensare di essere efficaci per 3 mesi, 6 mesi o un anno, anche perché siete dei giovani adulti, non siete, ragazzi, non siete come nel caso di un paziente arteriopatico, persone di 80 anni. Quindi noi abbiamo i nostri problemi, che sono quelli di capire come vi dobbiamo trattare, migliorare i nostri risultati e soprattutto avere dei device, cioè dei materiali più idonei al vostro trattamento. E questo è il nostro punto importante oggi, che previene le vostre domande, ma perché alcuni rispondono e alcuni no? Ma perché alcuni benefici sì e alcuni benefici no? Perché in base alle caratteristiche delle vene, se sono larghe, se sono piccole, se ci sono delle valvole, se ci sono più valvole, se invece è una cosa diversa, i benefici si ottengono più facilmente perché si ottiene un miglior risultato. Ma oggi non possiamo fare altrimenti perché non abbiamo stent dedicati. In tanti casi uno stent dedicato ci sarebbe di grande aiuto per voi, per trattarvi meglio, ma non lo possiamo fare, non è che tutti avete lo stesso tipo di lesione, quindi in base alla lesione cambia il tipo di trattamento, ma noi abbiamo una sola possibilità, gonfiare un palloncino e sgonfiarlo, non abbiamo altra possibilità. Quindi in conclusione di questa mia, che mi sono preso tutto il tempo, le diapositive non ve le ho fatte vedere, volevo semplicemente farvi vedere così, giusto per come un flash, cos'è una vena e che cosa vuol dire il termine che ha usato il professore Manconi, stasi, reflusso, ostruzione, giusto che voi riuscite a fotografare, perché poi i nostri amici neurologi vi diranno che siete isterici, perché non è vero.